Carissime amiche, amici, cittadini tutti, buonasera e benvenuti in questa splendida, meravigliosa piazza. Sono qui nelle vesti di un amministratore uscente, con la certezza che bisogna riconoscere il momento per farsi da parte. E dopo aver conosciuto i componenti della lista numero 2, oggi ne ho piena convinzione di aver fatto la scelta giusta. Loro sono animati. Da uno spirito organizzativo, tante proposte, davvero persone eccezionali, alle quali sicuramente io avrei ceduto e non avrei potuto sottrarre uno di loro, quindi è giusto che io mi sia fatta da parte. Grazie comunque per aver accettato questo nuovo disegno, questo nuovo programma elettorale. L'amministrazione capo si è impegnata con tutte le sue forze, cercando di superare ogni ostacolo, ed è riuscita l'amministrazione ad ottenere la delocalizzazione e la sistemazione dell'area di sedime. Un'opera questa molto contestata in questa piazza, addirittura si era parlato di voto di scambio. Ora però, grazie alle idee che cambiano, alle idee in movimento, grazie all'amministrazione Scorza che ha realizzato appunto quest'opera, ora possiamo godere del bel vedere tanto giustamente pubblicizzato, perché è la parte più bella del nostro paese. L'amministrazione Scorza ha cambiato su parecchie cose idea, come sulla scuola. La scuola, tanto contestata, definita fabbrica, è diventata istituto comprensivo. La scuola per la quale apertura si diceva che bisognava spendere più di 1 milione di euro, e quindi la popolazione scolastica è stata lasciata nella vecchia scuola per un anno scolastico intero, l'anno successivo ha aperto le porte alla popolazione degli studenti, e il sindaco con un comunicato ha detto che la scuola è stata aperta senza gravare nelle tasche dei cittadini di un euro. E su questa cosa vorrei fare una precisazione, giusto per completare, così come da progetto, la scuola. Si era inteso contrarre un debito praticamente nell'assise comunale. Consigliere con falsa disperazione disse: ma chi lo dirà ora ai cittadini di Castel San Lorenzo che si sono indebitati di tale somma? Io vi chiedo, ma ora lo avete detto ai cittadini di Castel San Lorenzo che ne escono dalle vostre opere e dai vostri debiti? Veramente per 20 anni dovranno pagare i debiti che oggi avete contratto? Lo avete detto o glielo diciamo noi? Poi l'amministrazione
vado veloce perché poi dopo dobbiamo passare la parola. L'amministrazione scorsa ha anche cambiato idea per quanto riguarda la guardia medica, perché più volte durante l'amministrazione capo presentava delle richieste, delle interrogazioni sui luoghi, dei locali che ospitavano la guardia medica. Poi probabilmente si sono accorti che evitare quel continuo pagamento, insomma, evitare di pagare quelle spese era necessario per la comunità di Castel San Lorenzo, perché potevano essere soldi che potevano essere spesi diversamente, e la guardia medica è rimasta lì e non è stata spostata. Ho sentito anche dire da questo palco, dall'avvocato Scorza, sindaco pro tempore, esprimersi con il finalmente, finalmente. Ma perdonatemi, nel 2001, per un felice o triste gioco di chi ci governava, il destino, vi siete preso il paese, così come recita la vostra canzone. Poi nel 2016 il paese ve lo siete ripreso. Dunque, 5 anni amministrato capo, a fronte di 15 anni. Quindi tutti quei disastri dei quali parlate vanno imputati all'amministrazione capo o alle altre amministrazioni che hanno amministrato appunto per 15 anni? E poi ancora si diceva che il paese è stato liberato, è stato ripulito di tonnellate, tonnellate, tonnellate di rifiuti. Ma in 5 anni i cittadini castellesi sono stati capaci di produrre tutti quei rifiuti? Probabilmente vengono da altre amministrazioni, spero. È vero, l'amministrazione capo ha avuto breve durata, ma Gennaro Capo, profondamente legato ai suoi cittadini, a chi lo aveva, lo ha sostenuto e lo ha accompagnato, non ha abbandonato la nave, però ha scelto un nuovo ammiraglio per portare questa comunità ad essere amministrata da un gruppo diverso. Ha individuato un ragazzo semplice, buono, disponibile, un grande professionista, disponibile sempre, assente da questo paese, è vero, è stato assente soltanto per formarsi e per essere in grado di aiutare laddove gli verrà chiesto aiuto. E Dino, Gerardo D'Amato, che capiterà questa squadra e che porterà probabilmente con le elezioni del 3 e 4 ottobre ad essere guidata questa comunità da persone diverse. Soltanto e soltanto una persona speciale, una persona legata ai suoi affetti, alla sua terra, una persona profondamente innamorata di questo luogo, poteva fare quello che ha fatto. Ha fatto un passo indietro e al primo posto ha messo Castel San Lorenzo. Ed ora sono a conclusione, vi avrò annoiato, ma c'erano delle precisazioni che credo
è stato giusto fare. Ora vorrei condividere con voi un dolce ricordo, il piccolo Dino che dal balcone, animato dal fervore politico, sosteneva e urlava a grande voce il numero 2, sostenendo la lista numero 2, oggi si trova ad essere appunto rappresentato e a concorrere con la lista numero 2. Vi lascio con questo interrogativo. È stata una coincidenza oppure un felice presagio? Può essere che sia stato un felice presagio. Ora passo a presentarvi i componenti, le persone meravigliose che compongono questa squadra. Brenca Maria Pia. Capo Cosma detta Cosimo. Inglese Simone. Luongo Giancosimo. Mucciolo Maria Assunta. Peluto Luigi. Rizzo Rosa. Gabriella Scardino. Fiorenzo Valletta. Ed ora con un grande, grandissimo e grato applauso accogliamo Gennaro Capo. Siamo pronti per ascoltare ciò che ha da dire il valido Gerardo D'Amato, detto Dino, il nostro Dino. Vi lascio con un augurio e con veramente con una richiesta perché il sogno diventi una felice realtà. Votate il gruppo per Castello e questa volta non sbaglio, votate lista numero 2. Buonasera, io non è previsto un mio intervento questa sera, però le circostanze mi impongono di ringraziare Angela Capozzolo, per le belle parole che ha usato nei miei confronti. E un grazie di cuore davvero a tutti quanti voi. Perché Dino, ma tutti quanti noi ancora, nonostante chi come me ha molta esperienza, ha bisogno del vostro entusiasmo per dare il meglio di sé in questa piazza. Vi assicuro che fa tremare un po' le gambe. E adesso, tanto le cose che la presentazione a Dino l'ha fatta bene Angela Capozzolo, non voglio aggiungere
altro. Vi auguro una bella serata. Viva la lista per Castello, viva la lista numero 2! Buonasera a tutti, grande emozione. Grazie, grazie. Naturalmente vi ricordo per le norme Covid, stiamo attenti a questa infezione terribile che ci sta facendo passare un cattivo momento. E anche io colgo... Intendo esprimere anche io un grande grazie di cuore a Angela Capozzolo, una donna stimatissima, una ottima amministratrice che ha fatto tanto per Castel San Lorenzo e sono convinto continuerà ancora a fare tante belle cose. Con lei condivido naturalmente sia valori morali, sia valori sociali che grandi pensieri amministrativi. Carissimi cittadini, questa sera sono molto emozionato a ritornare qui tra voi a Castel San Lorenzo, in una piazza che mi ha visto crescere da piccolo. Praticamente sono cresciuto qua, in mezzo a voi. Circa 20 anni fa, come ha detto Angela, mi allontanavo da Castel San Lorenzo con progetti della mia vita, quindi iniziavo a studiare, poi ho continuato a lavorare, naturalmente a malincuore, comunque con grande nostalgia. Ho vissuto, diciamo, il momento formativo cercando di impegnarmi al più possibile per poter aiutare poi il prossimo in maniera più concreta possibile. È vero, sì, sono stato lontano e non è stato un piacere. Molti ragazzi che sono fuori sede mi capiranno e a loro va il mio applauso questa sera, alle loro famiglie che fanno sacrifici per farli formare. La nostalgia è tanta, i sacrifici sono tanti, da parte delle famiglie, da parte degli studenti, dei ragazzi che vanno fuori per realizzarsi. Il mio non è stato un abbandono col cuore, soltanto fisico. Mi sono un pochettino anche autodesignato, un pochettino ambasciatore di Castel San Lorenzo. Ne ho lodate naturalmente le tradizioni, i paesaggi e la gente di Castel San Lorenzo. Per quale motivo oggigiorno delle persone che rientrano in questi paesini scelgono Castel San Lorenzo anche se non hanno origini castellesi? La risposta è semplice: perché ci sono i castellesi, ci siete voi! E io, diciamo, durante gli studi, ma soprattutto con l'avvio lavorativo, ho cercato sempre di essere a disposizione, di mettermi a fianco di chiunque avesse bisogno, di chiunque fosse in una terra sconosciuta, per metterlo a suo agio, per aiutarlo. Grazie. A causa poi di motivi familiari, di nostalgia e naturalmente anche con l'arrivo di questa pandemia, sono rientrato nella mia amata terra e ho iniziato, diciamo, a lavorare qui. Proprio mentre iniziavo a lavorare sono stato contattato da alcuni esponenti della lista per Castello, del gruppo per Castello, in particolare il dottore Capo, Luigi, Fiorenzo, e piano piano, diciamo, mi hanno coinvolto in un nuovo progetto politico. È normale, ci sono stati tentennamenti, ci sono stati confronti, ma alla fine
mi hanno convinto e questa sera sono qui per voi, insieme a voi. L'argomento di convinzione è stato, sono stati sicuramente i valori che condividevo con loro, l'onestà, la trasparenza, la serietà, la sincerità e l'amore per Castel San Lorenzo. Abbiamo iniziato un lungo discorso parlando di progetti, programmi, ma alla base di questi programmi c'era un solo filo conduttore. Bisognava coinvolgere i giovani per farli restare a Castel San Lorenzo e siamo stati tutti d'accordo. Già dalle prime riunioni abbiamo cercato da subito di coinvolgere i giovani e io ringrazio i giovani attivisti del gruppo per Castello per aver coinvolto i giovani dal punto di vista trasversale, di qualsiasi orientamento politico, per poter parlare con loro, per sapere quali fossero le loro necessità. Sono venuti tutti a questi incontri, era facile perché gli incontri purtroppo si tenevano telematicamente, era il periodo del lockdown, quindi ce lo ricordiamo bene. E tutti, mi ricordo bene, si aspettavano da me delle proposte, qualcosa che offrissi loro qualcosa, parlassi di qualcosa. Invece mi sono limitato a fare una domanda. Ho detto, cosa servirebbe a Castel San Lorenzo per il vostro futuro? Tutti entusiasti, insieme a noi, insieme quindi ai consiglieri, insieme al gruppo per Castello, abbiamo iniziato a lavorare intensamente. Lo abbiamo fatto col cuore, con lo spirito delle persone che amano la propria terra. Grazie. A posto. Scusate un po' di... Quindi grazie all'impegno di questo gruppo di giovani condiviso con i candidati, con i supporters del gruppo per Castello, abbiamo iniziato a fare un programma articolato, un programma diciamo anche contemporaneo, vi spiego dopo il perché. E subito quindi abbiamo centrato, abbiamo evidenziato alcuni punti che secondo me, se ben realizzati, possono cambiare la vita di Castel San Lorenzo. Prima di passare alla presentazione delle liste, per cui io voglio ringraziare tutti quanti i sostenitori della lista per Castello, tutti quanti i componenti, gli ex consiglieri che hanno dato vita a questo gruppo dal 2011, 2006 in poi. Quindi passo a ringraziare e per tutti vi chiedo un applauso Argento Morena, Capozzolo Angela, Cavallo Domenico, Cilente Gianfranco, Inglese Isabella, Marino Cosimo, Peduto Giovanni, Peduto Luigi, Peduto Marcello, Pepe Cosmo, Pepe Teresa, Piezo Franco,
Paul Rosemary. E un ricordo, l'ho fatto l'altra sera, lo faccio volentieri, per Silvano Peduto, purtroppo scomparso prematuramente, sempre caro. E in un clima così gioioso io dedicherei a lui un minuto di silenzio. Non per ultimo esprimo tutta la mia gratitudine a tutti coloro che si sono messi in gioco per questa campagna elettorale, aspirando per le prossime elezioni a diventare amministrazione. Brinca. Brinca Maria Pia. Mi chiamo Maria Pia Brinca e sono candidata nella lista numero 2, la lista per Castello, con a capo il dottor Gerardo D'Amato. L'idea di candidarmi a consigliere comunale è maturata nel giro di qualche mese, quando sono venuta a contatto con persone con idee innovative e con la voglia di cambiare. Prima di decidere, finché ho capito che si tratta di uomini e donne onesti, con amore per Castel San Lorenzo e per i suoi cittadini. Non nego che mi metto in gioco con tanto timore, solo col profondo desiderio di rappresentarvi con la massima umiltà e disponibilità. Capo Cosma ha detto Cosimo. Sono Capo Cosma, detto Cosimo, e sono candidato nella lista capeggiata dal dottor Dino D'Amato. Il dottor Dino D'Amato è la persona giusta per amministrare il nostro paese. Il 3 e il 4 ottobre votate lista numero 2. Capo Gennaro. Sono Gennaro Capo, la maggior parte di voi mi conosce, è dal 2001 che vi è il mio impegno a favore della comunità castellese. Ho svolto sia il ruolo di consigliere che di sindaco. Come sindaco ho dato sempre priorità al rispetto della persona, avendo ben presente gli interessi dell'intera comunità. Ho amministrato col buon senso del buon padre di famiglia. Sono candidato con Dino D'Amato perché è una persona per bene, capace e disponibile. Ritengo che insieme possiamo fare molto per la
comunità castellese. Questo però sempre nel rispetto delle persone, con impegno, competenza ed onestà. Resto sempre disponibile con tutti. Viva Castel San Lorenzo! Inglese Simone. Sono Simone Inglese, sicuramente la maggioranza di voi mi conosce benissimo. Ho deciso di candidarmi con la lista per Castello, con candidato a sindaco dottor Gerardo D'Amato, per questo motivo. Sono da anni che sento dire dalle varie amministrazioni comunali: facciamo per i nostri giovani, facciamo tutto per i nostri giovani, ma senza esito, senza riscontro. Volevo dirvi che io vedo un paese veramente sofferente, privo di idee, privo di opportunità. Ogni anno questo paese perde numerosi pezzi importanti, quindi è una cosa disastrosa secondo il mio parere. Vi chiedo di sostenerci in questo momento così importante, dove tutti noi siamo chiamati, io per primo, a salvaguardare con forza e impegno il nostro paese, affinché i nostri giovani abbiano un paese capace di realizzare i propri sogni. Vi chiedo ancora il 3 e il 4 ottobre di darci la fiducia e noi sosterremo questa situazione con molto impegno e molta determinazione. Grazie. Luongo Giancosimo. Sono Giancosimo Luongo, candidato della lista numero 2 per Castello, con Dino D'Amato sindaco. Le persone che mi conoscono sanno che ho sempre ferito i fatti e le parole. Per questo motivo ho deciso di scendere in campo con questo progetto, ricco di proposte concrete e contraddistinto dall'impegno e dalla serietà corale di tutti. L'obiettivo di questo gruppo, gran parte formato da giovani, è di creare un ponte tra le vecchie tradizioni del nostro paese e delle nostre famiglie e proiettarle verso nuovi orizzonti. Questo paese per me significa famiglia, amicizia, valori, principi e sostegno incondizionato, ed è proprio quest'ultimo che vengo a chiedere a voi. Un piccolo gesto per fare grandi cose insieme, con entusiasmo e determinazione. Grazie a tutti. Mucciolo Maria Assunta. Sono Maria Assunta Mucciolo e sono candidata al Consiglio Comunale di Castel San Lorenzo nella lista per Castello con il candidato a sindaco il dottore Gerardo D'Amato. Mi candido per essere la voce di tutti, soprattutto dei giovani. Fra i vari punti del programma elettorale, ciò che mi preme risaltare sono il turismo e il settore enogastronomico. Ciò che vorremmo fare è creare una sinergia fra i paesi, risaltando così quello che è Castel San Lorenzo, che è un portavoce dell'intera Valle del Calore, e sfruttarne le sue potenzialità creando e offrendo posti di lavoro attraverso la creazione di una filiera che parte da una cosa pubblica e che si affidi all'intera comunità. Noi vogliamo crescere, ci crediamo, io ci credo, possiamo fare tanto per il paese e per i giovani. Votate la lista numero 2 per Castello, sarò la voce di tutti. Peluso Luigi. Sono Luigi Peluso, vivo e lavoro a Castel San Lorenzo, ho una ditta di impianti elettrici, sono consigliere attuale di minoranza, sono stato dal 2011 al 2016 assessore comunale, avete avuto tutti i modi di vedere come ho amministrato, per questo ho deciso di ricandidarmi con la lista per Castel e vi chiedo di sostenermi ancora una volta. Grazie. Rizzo Rosa. Sono Rosa Rizzo e sono stata scelta dal caro amico d'infanzia, il dottor Gerardo D'Amato, per candidarmi come consigliera nella lista per Castello. Mi sento pronta per poter assolvere al meglio questo ruolo, anche perché conosco il mio paese Castel San Lorenzo in maniera dettagliata, ne conosco i punti di forza e conosco anche i problemi che lo investono. E quindi sono sicura di poter contribuire attivamente alla sua evoluzione e al suo progresso. Non mi mancano le energie, le conoscenze, dei sani principi e la passione. E mi auguro che voi lettori possiate darmi un'opportunità, un'occasione, attraverso il vostro consenso. Grazie mille. Gabriella Scardino. Sono Gabriella Scardino e studio Scienze Naturali alla Sapienza a Roma.
Mi sono candidata proprio perché studiando scienze naturali mi piacerebbe valorizzare il nostro territorio. Abbiamo il fiume Calore che secondo me non è valorizzato come dovrebbe. Mi piacerebbe fare un'area attrezzata tipo come hanno fatto a Felitto per le gole del calore a Remolino, e quindi organizzare magari sentieri naturalistici, trekking e far conoscere ai nostri ragazzi i nostri posti, quindi incrementare il turismo e perché no, magari far conoscere anche i bambini con dei progetti scolastici come veniva fatta la farina sfruttando appunto il mulino del Principe. Se volete dare fiducia a noi giovani per valorizzare il territorio, il 3 e il 4 ottobre ci saranno le votazioni, votate il dottor Dino D'Amato, la lista numero 2. Valletta Fiorenzo. Sono Fiorenzo Valletta e sono candidato con la lista per Castello con il dottor Gerardo D'Amato. Il motivo per cui mi sono di nuovo candidato è la fiducia accordatemi nelle passate consultazioni elettorali. Mi sono sentito in dovere di dare una risposta, un aiuto alla comunità castellese. Io sono pronto a lavorare sodo contribuendo a un percorso di sviluppo e di crescita per i nostri concittadini e a vivere un contesto sereno, sociale, economico e culturale. Porrò tutta la mia attenzione alle politiche sociali, dando attenzione particolare agli anziani e alle persone disabili. Io lo faccio per Castello. Essendo una compagine questa rinnovata, ho ritenuto opportuno che ciascuno dei candidati si presentasse a voi indicando anche il proprio argomento programmatico. Vedete, senza nulla togliere ai candidati dell'altra lista, penso che le persone che si sono candidate in questa compagine sono persone determinate, capaci di portare, di rappresentare i bisogni di un territorio così importante come il nostro, capaci di difendere i diritti di voi cittadini. Con orgoglio passo a presentarvi alcuni punti del nostro ambizioso programma elettorale. Questo programma è nato un pochettino sulla falsa riga del PNRR. Sapete, con questa pandemia che ha creato problemi istituzionali, nazionali, europei, bisogna approfittare della positività che si può avere in questo disastro pandemico. In particolare questi paesini in cui noi viviamo si possono ripopolare, possono rinascere, possono rifondarsi. Vediamo insieme un pochettino i punti, sono 10 punti del programma amministrativo che sono poi stati raccolti in macro aree. Strutture ed infrastrutture, ambiente ed ecosostenibilità, cultura, sport, servizi, turismo, enogastronomia, identità, economia, territorio. Abbiamo diviso, o meglio, raggruppato in 5 macro aree di indirizzo. Ciascun candidato con un gruppo di giovani si sono già messi all'opera. Le macro aree sono strutture ed infrastrutture. La prima macro area, dove è prevista la digitalizzazione interconnessa fra strutture comunali, un suo miglioramento naturalmente, un censimento delle digital skills professionali. Vedete, in questo paese ci sono giovani che hanno competenze molto importanti che nemmeno conosciamo, quindi fare un database, un raggruppamento delle persone che possono essere utili
alla vita del paese, non solo, anche quella della Val Calore. Quindi catalogare tutte quante le competenze dei giovani, delle persone che sono hanno diciamo delle professioni, tipo per esempio fare un albo delle badanti, fare un albo dei lavoratori stagionali professionalizzati, ripristino delle viabilità delle arterie principali preesistenti, in particolare quello che abbiamo a cuore è collegare bene per esempio il centro storico con Via Roma, rivalorizzare già le esistenti strade, ma perché no crearne anche altre nuove ed automatizzate, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico del paese. Vedete, in questo centro storico dove sono cresciuto, secondo me si può realizzare uno dei più belli borghi medievali, che può rappresentare anche uno stimolo al turismo di questo paese, quindi allo sviluppo economico. In particolare vogliamo, dove è possibile, mettere in luce le pietre, dare risalto architettonico, quindi avere un appeal per i turisti e, perché no, creare anche parte di un hotel cittadino. Completamento del sistema fognario e della depurazione, questi sono importantissimi per la sanità pubblica e quindi vanno assolutamente, dove è il caso, rivisti oppure completati. Completamento strutturale e funzionale del plesso scolastico, bisogna in qualche modo curarlo, dove ci sono problemi bisogna risolverli. Nuove aree di parcheggio, vedete, la viabilità è cambiata diciamo a livello del cuore di Castel San Lorenzo, quindi in via Roma, noto un certo disagio e va migliorata sicuramente con nuove aree di parcheggio. Vai avanti. Ambiente ed ecosostenibilità, qualcosa che noi abbiamo molto a cuore. In particolare la comunità energetica delle sedi comunali, vale a dire investire in energie rinnovabili per poter rendere anche autonomi queste strutture, quindi abbassare in qualche modo le tasse dei cittadini. Sensibilizzazione del senso civico, questa è una cosa sempre bella e importante, e censimento e riqualificazione delle aree destinate ai rifiuti, proprio per l'inquinamento. Macro aree di indirizzo, cultura, sport e servizi, in particolare riqualificazione dello stadio Passeri, recentemente sono stati dati dei soldi destinati a questa cosa, ma è possibile migliorarlo sicuramente. Riqualificazione del vecchio municipio, lo vogliamo in qualche modo, oltre al museo, vogliamo completarlo con una biblioteca, luogo di incontro per i giovani, loro lo hanno chiesto, anche per fare una serata di una lettura critica di un libro, per fare un corso di inglese, è molto importante, qualcuno che è laureato in lingua addirittura si è reso già disponibile gratuitamente a fare dei corsi serali di inglese, e con questo collegarlo alle persone che sono all'estero, quindi perché no fare dei gemellaggi europei, magari di castellesi che sono all'estero. Importante quindi gli scambi culturali, i corsi di lingue, aderire al progetto Teleton, qualcosa che invece mi tengo molto a cuore, questa è una mia vocazione professionale. Ripristino della pianta organica, ormai diciamo questa pianta organica bisogna rinfortirla con nuove presenze e renderla più efficace. Turismo ed enogastronomia, questo è un punto molto importante, diciamo Castel San Lorenzo grazie all'enogastronomia è già conosciuto. Quindi accolgo l'occasione anche per ringraziare tutti quanti i produttori di prodotti tipici locali che con il loro sacrificio, il loro sudore fanno conoscere Castel San Lorenzo, e noi vogliamo stare accanto a loro, li vogliamo promuovere, vogliamo fare un marchio territoriale, vogliamo in qualche modo consorziarli per aiutarli.
riprendere le aree sentieristiche, le aree picnic, per creare una sorta di turismo, per avere diciamo anche una riqualificazione delle aree periferiche, delle aree diciamo che si trovano vicino al fiume, aree, sentieri che già percorrevano magari le persone, gli avi di Castel San Lorenzo per andare a lavorare. Mulino del Principe. Mulino del Principe, il nostro sogno è crearlo, farlo diventare come remolino, quindi prendendo esempio dalle cose positive dei nostri vicini, o lavorare, sviluppare questo progetto per avere anche noi un introito dal turismo. Già abbiamo parlato del marchio territoriale che rientra anche nell'identità, economia e territorio, nella cooperativa dei lavoratori stagionali, e c'è un bellissimo progetto. Ringrazio il ragazzo che ce l'ha presentato una sera mentre eravamo in videoconferenza, si chiama Francesco, lo ringrazio ancora. Serve per riutilizzare i terreni che sono incolti, che vengono quasi abbandonati, in modo da coinvolgere qualche residente altrove, in particolare in genere sono persone che risiedono in città, che vogliono in qualche modo avere un'esperienza con l'agricoltura, quindi vengono per esempio in un periodo a fare la semina, vengono poi a fare i raccolti, per cui si crea anche un interessante turnover economico. Vuoi dire qualcosa? Vedete, questo è un progetto ambizioso. Noi naturalmente vogliamo in qualche modo realizzare. Apro una piccola parentesi, noi tra in programma abbiamo anche riportato un centro trita rifiuti per i materiali RAE. Tutti quanti questi oggetti che noi utilizziamo ogni giorno vanno riciclati perché hanno un altissimo turnover e spesso vengono abbandonati e creano un inquinamento molto importante, dannoso per la salute dei cittadini. Noi vogliamo fare un sito di stoccaggio dove poter raccogliere e magari tritare, salvaguardando la salute dei cittadini e creando anche un introito economico per Castel San Lorenzo. Concludo brevemente, anche per non tenervi qua, ringraziando tutti voi per essere intervenuti in questo incontro. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri, l'Associazione Carabinieri, i Vigili Urbani, la Protezione Civile, il punto di primo soccorso presente con l'ambulanza, naturalmente gli attivisti per aver dato questa piazza questa sera. Grazie ragazzi. Mi piace ricordare a tutta la cittadinanza di partecipare domani sera in Chiesa Madre all'eccezionale evento di ordinazione diaconale del caro Giovanni Cairone, quindi tutti puntuali. Nell'intento di voler riqualificare questa splendida piazza, ripopolare questo centro storico, invito tutti, sia i sostenitori della lista numero 2, sia i sostenitori della lista numero 1, a trattenersi per un breve momento conviviale. Fermo restando naturalmente le direttive per la prevenzione della diffusione dell'infezione Covid-19. Ringrazio tutti, viva Castel San Lorenzo, viva la lista numero 2! Scappare.
stare e rimanere, rubare o lavorare, amarsi o farsi male, vivere o appassire, combattere o subire, nuotare o naufragare, e tutto calcolare a dovere. Lasciatemelo dire, di fronte a vite arrese, abbasso volentieri tutte le mie pretese, a dare sono pronto e non chiedo niente in cambio, di andare sempre avanti, ancora non mi stanco. So che non è un sogno, ma è la sporca e cruda verità. Tutti abbiamo bisogno di cambiarci a volte la realtà. Fare, omettere o parlare, far finta e non vedere, oppure raccontare, vivere o appassire, combattere o subire, nuotare e naufragare, e tutto calcolare a dovere. Lasciatemelo dire, di fronte a vite arrese, abbasso volentieri tutte le mie pretese, a dare sono pronto e non chiedo niente in cambio, di andare sempre avanti, ancora non mi stanco. So che non è un sogno, ma è la sporca e cruda verità. Tutti abbiamo bisogno di cambiarci a volte la realtà. Rimanere, rubare o lavorare, amarsi o farsi male, vivere o appassire, combattere o subire, nuotare o naufragare, e tutto calcolare a dovere. Lasciatemelo dire, di fronte a vite arrese, abbasso volentieri